Innanzitutto andiamo con ordine, non sono 200, sono un numero tra 170 e 180. La vicenda che approfondiremo nel dettaglio non ha nulla a che vedere con quello che è accaduto a Roma. A Roma si parla di 90% di assenze, qui è un dato che si assesta intorno al 7%, quindi non è un fenomeno di assenteismo di massa, è in linea con la media nazionale. Poi è chiaro, se anche solo ci fosse un furbo, o peggio ancora, va colpito. Ma vedere anche un accostamento tra alcune assenze e una inesistente emergenza rifiuti è uno scandalo, come uno scandalo accostamento con Roma. Sono due vicende completamente diverse, non c'è un caso Napoli, non c'è un caso Asia. Si verificherà nel dettaglio, in profondità, se c'è stato qualcuno che ha approfittato. Teniamo presente che l'età media dei dipendenti di Asia è 60 anni, c'era un clima artico e quindi ci sono stati addirittura due decessi tra le persone in malattia, quindi verifichiamo con molta attenzione e scrupolo come siamo abituati a fare. Quindi voi avete già avviato delle verifiche? Assolutamente sì, come facciamo sempre. Diciamo che in quei giorni, se vediamo dal nord al sud del paese, il picco delle assenze è stato enorme. Non ho capito perché ci si è concentrati su un dato napoletano che, dai numeri che sto vedendo, è un dato che è in media con le altre città italiane. E soprattutto, ripeto, lo si è accostato con un'emergenza rifiuti che è completamente inesistente. Non c'è mai stata in queste vacanze natalizie, non c'è a Napoli da 3 anni. E spiace che qualcuno continui a usare la solita vulgata nei confronti della città di Napoli. E adesso io faccio immediatamente le indicazioni formali, così come è stato chiesto nella lettera dal commissario, quindi finalmente si riprende la via ordinaria, finisce un commissariamento sbagliato e si riprende una via ordinaria. Il mio auspicio è che si ricominci da capo la partita, è veramente una fase nuova, quindi con una manifestazione di interesse pubblico cambiare la governance del San Carlo, quindi deve cominciare una pagina nuova, noi siamo pronti. Io non intendo delegare le funzioni di presidente, che eserciterò personalmente dal momento in cui il commissario deciderà di convocare il primo consiglio di